siamo con Demetrio Cutrupi, capitano della Ludos Ravagnese. Ciao Demetrio. Buonasera. E allora Demetrio, tu, per te questo è il secondo anno? Sì, è il secondo anno alla Ludos Ravagnese, dopo l'anno appena concluso in modo un po' anomalo per via della pandemia Covid-19, interrotto a marzo, dopo un anno a dir poco sorprendente per una neopromossa quali eravamo, alla fine abbiamo concluso con un quarto posto che comunque era oltre gli obiettivi che prima dell'inizio della stagione la società si era prefissata. Adesso abbiamo cominciato quest'altro anno con tanta voglia, dopo un po' di tempo di fermo, diciamo, abbiamo ricominciato a sudare e a divertirci, sperando anche in un altro anno ricco di soddisfazione. Ricordiamo i tuoi trascorsi, Demetrio, perché tu hai trascorsi importanti, mi pare. Io sì, dopo tutto il settore giovanile, tutta la trafila del settore giovanile della Regina, fino a concludere con ho fatto il capitano della Primavera. L'anno, se non ricordo male, del 2006 con Mazzarri allenatore, ho fatto pure delle panchine in Serie A con il Milan, con Lecce, a Napoli in Coppa Italia. Dopo ho girato un po' di campi di Serie C, tra C1 e C2, ho fatto Vibonese, Barletta, Taranto, Pistoiese, Andria, e poi sono finito per modo di dire, perché la voglia è sempre quella di un ragazzino qui alla Ludos Ravagnese. Finito no, assolutamente, ti abbiamo visto giocare più volte, altro che finito, potresti davvero... Quanti anni hai? Io ne compio 33 a novembre. Allora, ancora sei un ragazzino, dai. Sì, no, come dicevo prima, la voglia rimane sempre quella di un diciottenne, perché colgo, diciamo, l'occasione per staccare un po' dal quotidiano, quello che è il lavoro, i pensieri, fa veramente bene un paio d'ore staccare completamente.